Un sito archeologico non è mai una morta gora, ma tutt'altro, un laboratorio permanente a cielo aperto dove si scopre il passato, lo si interpreta, lo si tramanda e lo si conserva per il futuro. La cultura enologica e olivicola è come un sito archeologico, c'è sempre da scoprire, da scavare, da manutenere. Una giornata tra l'altro di questo tipo, sviluppata in un sito archeologico di epoca romana, siamo nel primo secolo avanti Cristo, dove la metafora è quella di scavare per trovare qualcosa, scavare per trovare le nostre radici, un pochino come fa l'Associazione Italiana Sommelier, che va in profondità, va alla ricerca di un percorso enogastronomico. La villa romana del Varignano, primo secolo avanti Cristo, ha una particolarità che la rende una testimonianza abbastanza rara. È una villa rustica e residenziale e nella parte rustica conserva veramente in buonissime condizioni i resti di un torchio, quello che in latino si chiama il torcularium, un torchio per la frangitura delle olive. Probabilmente, se seguiamo i testi antichi di età romana, questo torchio, questo impianto, serviva a circa 30 ettari di oliveto. Uva, oliva e cultura, la settima giornata nazionale del vino e dell'olio che ha visto decine e decine di sommelier dell'AIS impegnati in tutta Italia, in Liguria ha avuto una rappresentazione fisica di questo connubio. Il dibattito in un antico frantoio perfettamente conservato, i banchi d'assaggio nelle cisterne per l'acqua e intanto il pubblico a degustare i calici come le testimonianze della millenaria civiltà dell'urbe arrivate sino ai giorni nostri. Liguria, come giustamente si faceva riferimento prima, è questa sottile lingua di terra che orla al mare. Abbiamo questi 280 km di costa che però quest'oggi non hanno impedito a, direi sicuramente, un quasi 200 o poco più persone di venire a prendere parte a questa manifestazione. Quindi un turismo che i beni, il patrimonio culturale, architettonico, artistico della nostra regione deve riuscire sempre più a catalizzare intorno a sé. Il passato, ma anche un futuro segnato dalla rete delle reti, internet, su cui viaggiano sempre più spesso bufale di ogni genere e frodi alimentari. Noi abbiamo stretto specifici rapporti di collaborazione con i principali market player mondiali, con eBay, con Amazon, con Alibaba, attraverso i quali riusciamo, quando troviamo offerte in vendita, prodotti agroalimentari, vitivinicoli e non, contraffatti, riusciamo a ripulire le vetrine in maniera tale da tutelare completamente, velocemente, parliamo di ore, di giorni al massimo, il consumatore dell'offerta in vendita di prodotti falsi. Un turismo diverso per Porto Venere e questa parte del Golfo Spezzino, patrimonio dell'umanità assieme alle Cinque Terre e alle tre isole Palmaria, Tino e Tinetto, che ispirarono Lord Byron ed Eugenio Montale. Non peraltro si tratta del Golfo dei Poeti. Un turismo fatto non solo di mare e paesaggi mozzafiato, ma anche di siti come l'antica villa del Varignano o l'antica città di Luna, oggi Luni. Un ritorno a casa per chi sulla carta d'identità ha ancora la residenza in questo comune. La Liguria del vino, tra l'altro, in questi ultimi anni sta acquisendo una grande consapevolezza del proprio valore. Dell'olio, la Liguria era già famosa per l'olio, ecco, sul vino ha mosso dei passi da gigante in questo ultimo decennio e devo dire che molto probabilmente l'Associazione Italiana Sommelier ha svolto un ruolo non secondario, ecco, in questa valorizzazione del territorio. Al Varignano certamente tra i protagonisti sarebbe stato Federico Ricci, presidente dell'Enoteca regionale della Liguria, appassionato ambasciatore di questa terra. Purtroppo è mancato lo scorso 27 aprile, a soli 53 anni dopo una breve malattia. Era solito dire, quando entrate in un ristorante della Liguria pretendete un vermentino ligure o comunque un vino della regione. Un'eredità questa anche per la giornata della cultura del vino e dell'olio.